Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di FIFA 20. Siamo qui ancora con il nostro Chievo Verona per giocarci le partite contro il Pescara, contro il Frosinone e contro un'altra partita contro il Benevento e ancora quella dopo contro il Cremona. Quattro partite. Speriamo che non vadano come le quattro partite dello scorso episodio. Perché non è possibile perdere per colpa della difesa che si fa bucare, non sanno fare i passaggi. Io più che giocare non posso fare i miracoli. Se non sanno fare i passaggi, io schiaccio il tasto X, ma se poi sbagliano non è colpa mia. Quindi proviamoci questa partita contro. Giochiamoci questa partita contro il Pescara. Con il nuovo modulo è un 4-2-3-1 composto da sempre in porta Brivio, Bastoni, Cesar e Dijkman in difesa. Cesar, vediamo. Giaccherini, Obi, Garitano, della Verga e Vignato a centrocampo e Rodriguez punta centrale. Io proverei Pucciarelli oggi. Proviamo Pucciarelli perché voglio vedere Pucciarelli come che combina oggi, dai, proviamoci, dai, per favore. E si comincia. Bravo della Vega, Garitano, Garitano, da solo Garitano. Per Vignato che la ripassa Garitano. Vede Pucciarelli benissimo, Garitano, Pucciarelli. Pucciarelli che però la prende con un. Mette il piede malissimo. Vede Pucciarelli, bravissimo. Può andare ancora Pucciarelli. Pucciarelli questa volta non sbaglia finalmente. Gol! E finalmente qualcuno che gonfia la rete bene. Bravo Pucciarelli. Questa volta non hai sbagliato. Bravissimo. Bravissimo. Ah, che soddisfazione. Di nuovo, finalmente. Manuel. Bravo Manuel. Bravo sempre che sei uscito. Ancora Garitano da fuori area, vediamo cosa può combinare Dijkman. Bravo Dijkman, giochetto di Dijkman. Può metterlo in mezzo e finisce così il primo tempo di Pescara Chievo. Siamo in vantaggio dopo tanto tempo. Bravissimo Pucciarelli che si. Ah, che gol ha fatto! No! Garitano. Pucciarelli che si muove benissimo però. Che movimento di Pucciarelli. Pucciarelli gol. Pucciarelli un cazzo. Bravo Di Noia. No, è Dijkman. Dijkman, l'unico fra tanti che gioca bene. Di Noia. Di Noia, benissimo Di Noia. Per Vignato. Vignato per Pucciarelli. Che può tirare, può segnare Pucciarelli. Pucciarelli, 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 Pucciarelli. Bravo Giacchetti. Puoi mettere in mezzo, ma certo che sì, per Vignato. No, per Gaetano. No, sì, Vignato, nemmeno io so cosa ho detto. Intanto 3-0. Gol di Vignato, molto fortunato questo gol. Bravissimo Vignato. Ok, Giacchetti. Bravissimo Pucciarelli, che movimenti che fa. Pucciarelli da solo ancora Pucciarelli. Pucciarelli, Pucciarelli. Ha fatto tripletta Pucciarelli, intanto 4-0 al Pescara. Pucciarelli giocatore spettacolare. Si è coordinato, tiro di precisione. E finisce così. Prima vittoria esterna del Chievo Verona e intanto Pucciarelli si porta il pallone a casa. Pucciarelli. Partita contro il Frosinone in casa. La formazione di oggi è composta da sempre in porta Brivio, Bastoni, Cesar, Dijkman in difesa, Giachini, Niobi, Garitano, Della Vega, Vignato in attacco e in centrocampo, a centrocampo, non in attacco, scusate. E Pucciarelli ancora lui, ancora Pucciarelli. In attacco, vediamo cosa combina oggi. Gioca partita. Sempre.
No. Perché? Perché sempre? Perché sempre? 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 Non puoi, Semperino. Oh, metti in mezzo per Pucciarelli. Bravo Pucciarelli. Bravo Pucciarelli. C'era l'idea. Bravissimo Pucciarelli. C'era l'idea. Zampano. No, bastoni. Bastoni, no. Come ti sei perso quel pallone? No, bastoni, non puoi. Corri, Garitano. Corri, Garitano, bravissimo Garitano. Della Vega. Della Vega, bravissimo, Della Vega. Della Vega, bravissimo. Bravo Garitano che si fa una cavalcata lunghissima. E siamo sotto ancora di uno. Però primo gol stagionale per Della Vega. Bravo Della Vega che si è fatto trovare pronto. E ha realizzato e ha concluso bene. Bravo Della Vega. Pucciarelli, l'hai visto? Bravissimo Pucciarelli che si muove benissimo. Vai Puccia, vai Puccia, vai Puccia, vai Puccia. Pucciarelli, 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 Pucciarelli. Fenomenale. Io lo dico che questo giocatore su queste azioni proprio non ne sbaglia una. Bravissimo, bravissimo Pucciarelli. Che segna ancora. Rimonta completata da parte del Chievo. Che ripara, risana l'errore di Semper e del gol del 2-0. Quindi intanto 2-0, 2-2 Chievo e quarto gol in campionato per Pucciarelli. Bravo Maiello, bravissimo Maiello, bravissimo Maiello, complimenti a Maiello. E finisce così 2-2. Anche se potevamo di certo fare qualcosa in più, comunque rimonta completata, pareggio non meritato perché comunque qualcosa in più abbiamo fatto vedere. Però ci sta, ci sta. Aggiornamento mensile dell'Osservatore, vediamo i campioni. No, questo qua mi sa che non è tanto campione. Questo qui, Andrea Moretti, è un buon sia un overall. Cioè, non è male. Ha un bel potenziale. Russo invece è bravissimo. Russo, complimenti. Pratica tennis. Ti conviene. Nicola Mariani, no. Quindi per ora solo Andrea Moretti. Vediamo questo. Seguiamolo. Vediamo come. Mi sono stati consigliati due giocatori da dei miei iscritti. C'è questo Alexander Diaz che a quanto so è un bagatone ed è veloce, segna, non lo so perché lo dovrei comprare a gennaio, intanto lo sto seguendo. E questo Bolli che a quanto ho capito è il giocatore più veloce di FIFA, però si è trasferito, quindi non è possibile acquistarlo. Quindi Bolli, ciao. Giochiamoci la partita contro il Benevento in casa, non dobbiamo fallire. Sempre in porta Brivio, Bastoni, Cesar, Tickman in difesa, Chiacchierini, Obi, Garitano, Della Vega è Vignato a centrocampo e Pucciarelli ancora lui in attacco. Insigne è forte, Insigne attento, Insigne però c'è Semper che ci salva. Pucciarelli parte ancora lui, ancora lui, ancora lei, Pucciarelli, 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 palo di Pucciarelli, coda. Armenteros, vatti a suicidare perché veramente fai schifo, fai. Kragl, attenti a Kragl. Oh, punizione da là, punizione importante. Scusate, attenti a Kragl. Brivio è altissimo, è bravissimo, è levissimo. Finisce così 0-0 in casa nostra, brutta partita, non ci è piaciuta, non ci è piaciuta. Intanto Vignato è un 70 ragazzi, Vignato 70,
Quindi complimenti a Vignato, complimenti a Vignato. Quindi ragazzi, ultima partita di questo episodio contro il Cremona. Il Cremona è Tremone, quindi voglio vincere. Vogliamo vincere? Assolutamente. Formazione che si entra in campo oggi, sempre 72 di overall intanto. Brivio, Bastoni, Rigione, Dickman in difesa. Giaccherini, Obi, Esposito della Vega e Vignato 70 a centrocampo, mentre Brewster, proviamolo. Brewster in attacco, come se la cava? Speriamo bene. Sempre, oh, Semperino, Semperotto. Bravo della Vega. Fa mettere in mezzo, certo. Per Vignato, che modo, che paratone del portiere della Cremonese. Tenia Brewster. Brewster, passaggione per Vignato che realizza l'1-0 per il Chievo Verona. Direi che ho fatto bene a inserire Brewster. Oh, bravo Brewster. E bravo Vignato. Ha concluso benissimo. Che passaggio fra tre persone. E poi Vignato. 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 Allora, in queste partite si inventa un po' di fortuna. Brewster, grande giocata di Brewster. Brewster, può andare Brewster. Può pensare al tiro. Brewster, Brewster, grande. C'era l'idea. È fuori. Come non è fuori? Lui, ancora lui, ancora lui. Può pensare al tiro, ma certo. Bravo Garritano. Azione un po' da solista, però comunque la vittoria ormai è un pugno. Vediamo se possiamo realizzare il 2-0. No! Non realizziamo il 2-0, però l'importante è che abbiamo vinto. Questa partita è importantissima. Allora ragazzi, intanto della Vega è 90 velocità scatto, giusto per dire, è velocissimo. Ma io vi lascio con questa schermata. Il Chievo intanto in 13ª posizione non è bene per il Chievo, anzi, però comunque meglio dello scorso episodio è stato questo episodio. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video di FIFA 20 fra 2 giorni. Quindi ciao ragazzi, ciao.